Lega Basket Serie A e Beko Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beko. Abbiamo riunito i più grandi esperti di stile di tutto il pianeta e sono arrivati tutti alla stessa conclusione. 7 è decisamente più bello di 2. Ecco perché oggi Kia vi offre la nuova Sportage con 7 anni di garanzia. Scoprirete che 7 anni non sono mai stati così belli. New Sportage Street Art. Sotto di 15 nel match più atteso di questa giornata del campionato di Serie A, ma più di questo veramente l'Enel non poteva fare, costretta a rinunciare agli infortunati Dyson, Todic e Formenti. Era la 100ª panchina in bianco-azzurro per coach Piero Bucchi, che deve digerire questa pesantissima sconfitta e rinunciare anche al secondo posto assoluto in campionato. Vi raccontiamo tutto in questa puntata di Terzo Tempo, dando come al solito uno sguardo anche a quello che è successo sugli altri campi. Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Coach Bucchi, una partita già durissima sulla carta, affrontata in piena emergenza. Sì, partita molto difficile, molto dura, dove ovviamente l'assenza di 3 giocatori si è sentita, come non tanto, sai, nella
Sì, spiegato nella rotazione, nella possibilità di poter cambiare magari sistema, gioco, alternative, si è un po' sentita, ma soprattutto ci sta mancando durante la settimana, perché purtroppo non riusciamo a ricreare quello che poi troviamo la domenica. Noi continuiamo a fare 3 contro 3, 4 contro 4 da un po' di tempo e questo purtroppo si paga, perché alla fine ti manca veramente la continuità nel gioco, perché nell'allenamento non riesci a provare, e quindi il problema è questo, è stato oggi. Però mi piace sottolineare la reazione, il carattere della squadra, che sotto di 23 punti ha cercato di rientrare. Sai, questo gruppo che non molla mai, lo sappiamo, possiamo vincere o perdere, però l'atteggiamento della squadra è sempre stato molto positivo. Oggi però era difficile, perché ovviamente l'assenza dei tre, più quella di Bulleri che è a casa, insomma sono tante cose che in effetti pesano, però sono importanti cercare di recuperare gli infortunati. Speriamo di presentarci in buone condizioni o migliori condizioni domenica prossima, perché ovviamente dispiace non aver giocato questa contro già una buona squadra con un assetto pseudo normale, ecco. Magari un giocatore lo puoi concedere, due forse, tre cominciano ad essere tanti, quando il quarto si chiama Bulleri, che assente anche lui, Josh che è un giocatore che prova a darci una mano, mi permetto di dire che l'assenza del Bullo si sente. Avresti voluto festeggiare meglio le 200 panchine, diciamo la verità, però. Ma sì, è stato sicuramente difficile, però non era certo la partita migliore per festeggiare. Una partita fondamentale che valeva il secondo posto che Cantù ha conquistato sul campo contro quale Enel, coach Sacripanti? La partita fondamentale, molto importante, noi abbiamo vinto di 15 punti, questo è il dato oggettivo che a me interessa molto. Abbiamo giocato una buona gara, però bisogna essere stra mega onesti. Io ho grande stima e non l'ho mai nascosto di Piero Buchi, particolarmente a livello di allenatore, e di questa squadra che di Brindisi, che secondo me è molto forte e ha dato durante il campionato dei momenti di grande pallacanestro. Ed è chiaro che l'assenza di Dyson e di Togi ci ha facilitato il compito in maniera impressionante, quindi noi abbiamo vinto, siamo contenti, potevamo solo perderla. Loro però si sono battuti fino in fondo, però due pedine così fondamentali ci hanno veramente aiutato in tutto quello che è stata la gestione della partita. Il traguardo dei playoff è vicino ormai, che cosa può accadere ancora in queste ultime battute stagionali? No, credo che le prime sei posizioni siano già segnate, poi bisogna cambiare, cioè vedere la griglia come si arriva. Si lotta per la settima ottava posizione, e quindi conta molto, penso, durante le prime quattro per avere il fattore campo, anche per fare un incasso in più, perché a livello economico fa bene, e poi perché sia il fattore campo. Però credo che veramente le prime sei possano dire la loro fino in fondo. È chiaro che Milano in questo momento sembra infermabile per tutti quanti, però io credo che essere nelle prime cinque subito dietro a loro sia un grande onore. Io volevo dire un'altra cosa, che l'ho detto prima della gara, io credo che oggi, al di là purtroppo per Brindisi, per fortuna per noi, dell'assenza che ha avuto Brindisi e comunque noi di un cousin che era due settimane che era fermo e Marconato fermo, io credo che Cantù e Brindisi siano le uniche due squadre che con un budget medio, cioè di tutte le altre che non sono nelle prime sei. Posso dire normale? Normale, di una squadra normale, sono lì a lottare, hanno fatto il vero campionato. Io credo che le vere due rivelazioni siano Cantù e Brindisi. Poi è chiaro che Cantù è sempre abituato a stare in alto, allora quindi si dà per normale, ma normale non lo è. Brindisi l'anno scorso ha fatto una stagione con un girone di ritorno abbastanza brutto, bisogna essere onesti, e adesso sono lì nelle prime. Poi è chiaro che le altre quattro, forse Roma qualcosa in più, ma Siena, malgrado la situazione societaria, economicamente ha speso molto in più. Sassari non ne parliamo, Milano non ne parliamo, e quindi io credo che ci sia abbastanza così da rilevare questa cosa. Quindi Cantù e Brindisi sono quelle che secondo me hanno fatto meglio di tutti fino adesso per quello che avevano a disposizione, quindi è un buon lavoro anche della società, dei dirigenti e di tutto l'ambiente.
con Stefano Michelini che ha raccontato per Rai Sport questo attesissimo match tra Cantù e Brindisi. Non è stata la migliore partita che tu pensassi di raccontare, Stefano, diciamo la verità. Non poteva esserlo, visto le assenze troppo pesanti. Dyson è un giocatore franchigia, un giocatore di riferimento, e Todic era in un momento straordinario. Davanti c'era Cantù che in casa ha una qualità di primissimo livello. Le seconde linee di Brindisi, Jackson, Chiotti, dai quali forse Bucchi si aspettava qualcosa di più obbligatoriamente questa sera? Io credo molto bene Zerini, che sta facendo una trasformazione straordinaria. Jackson è un giocatore tecnico, ma atleticamente probabilmente non ha la rapidità e la reattività dei suoi compagni di reparto dell'Enel Brindisi. Chiotti molto preoccupato, molto insicuro sotto canestro, ha avuto delle difficoltà palesi, questo è vero, sì. Al meglio della condizione, fra Cantù e Brindisi quale squadra sceglieresti? Ma abbiamo visto all'andata l'equilibrio che ci può essere fra queste due squadre. Sicuramente queste squadre le vedremo ai playoff, non so se le vedremo contro. Sono due squadre che hanno un'identità precisa. Non possiamo parlare della partita di oggi, ripeto, senza la sua guida l'Enel Brindisi non è una squadra giudicabile oggi. Coach Pino Segrimanti diceva le prime sei posizioni ormai assegnate, si tratta solo di definire la griglia, si lotterà per il settimo e ottavo posto. Ma cosa succederà ancora secondo te, Stefano? Si lotterà alla morte per il settimo e ottavo posto, poi si è riaperta anche la lotta per il finale, quindi saranno delle squadre che potranno andare a disturbare con risultati a sorpresa le squadre che magari si aspettano appunto di trovare punti importanti per quella griglia che dicevi, la griglia dei primi tanto amati, 8 posti. Fra i tanti campionati che hai visto, seguito e commentato, questo com'è? Questo è un campionato equilibrato. Come al solito noi amiamo tanto la pallacanestro e tutta la gente che ama la pallacanestro dice ogni anno il livello si abbassa, ogni anno si abbasserà anche nell'NBA, probabilmente si abbassa in Eurolega. Diciamo che c'è una diffusione maggiore della pallacanestro e ci sono meno giocatori di primissimo livello, ma se c'è equilibrio e le squadre trovano una loro identità, anche quest'anno vedremo secondo me dei playoff interessantissimi. Affrontare Cantù sarebbe difficile in condizioni normali, ma l'Enel soffre di un avvio di gara pazzesco degli uomini di Sacripanti e non trova mai il ritmo giusto per rientrare. L'Enel peggiore dell'anno in difesa viene tenuto in partita da un monumentale Andrea Zerini. Cantù deve cominciare da Aradori. Uther propone immediatamente il pick and roll. Aradori però attacca Zerini, ignorando la linea di passaggio aperta per il rollante. Quando il 21 di Sacripanti decide per il lob, Zerini è già rientrato in posizione e para letteralmente il pallonetto di Aradori. Brindisi riapre immediatamente il contropiede, ma senza Dyson a spingere la transizione si ferma presto. Zerini blocca subito sulla palla per creare un vantaggio. Lewis passa morbido sul blocco e prende un tiro fuori ritmo, però osservate ancora Zerini. Mentre la palla è in aria si accorge del tiro del compagno e scatta verso canestro eludendo il tagliafuori di Uther. Arriva per primo al pallone e corregge l'errore di Lewis. Ma non ha ancora finito. Azione immediatamente successiva. Uther passa sul blocco di Lunin e ritrova a marcarlo ancora Zerini. La ricezione di Aradori non porta vantaggi a Cantù. E Uther riceve in post, giocandosi l'uno contro uno. Zerini tiene la posizione fino a stoppare il tiro dell'ala, che però recupera il pallone. Andrea è straordinario due volte a coprire il tiro senza commettere fallo, ma Uther riesce comunque a mandare a bersaglio il più 6 canturino. Vediamo come cambiano le reazioni difensive alla mancanza di Jerome Dyson nell'attacco Brindisi. Campbell porta palla, passa James e va a bloccare in orizzontale per Lewis. Cantù cambia marcatura, Gentile rende complicata l'uscita di Lewis, mentre Ragland, seppur in ritardo, riesce a tenere Campbell lontano dalla linea dei tre punti. Zerini sale a bloccare e Campbell attacca forte il centro aria, non riuscendo però a battere definitivamente Ragland. Lunen chiude splendidamente la linea di penetrazione, mentre Ragland cambia su James, che nel frattempo attaccava l'aria. Campbell si blocca sull'aiuto di Lunen. In emergenza il 42 riapre direttamente sulla prima fila del pianella.
Era la sfida più attesa di questa giornata, l'ha vinta Cantù, forse secondo pronostico, forse anche grazie alle defaianze di Brindisi, alle assenze importanti, però Cantù vuole assolutamente essere lì in cima. Sì, noi vogliamo essere a giocarsi i primi posti della classifica, rimanere nei primi quattro alla fine della stagione. Sicuramente se Brindisi avesse avuto Todic e Dyson in più anche oltre a Formenti sarebbe stata una partita diversa, però anche noi siamo andati a Siena in una situazione di disagio e abbiamo fatto la nostra partita come Brindisi è venuta qui e ha fatto la sua partita, e quindi sicuramente senza di loro è stata più facile la vittoria, ma non sicuramente meno scontata. Siamo stati bravi a prendere quello che c'era e io penso abbiamo fatto una buonissima partita, quindi manteniamo l'imbattibilità al Pianella, questo è uno dei nostri obiettivi. Secondo posto dietro Milano, ma quanto è forte questa Milano, Pietro? Milano è forte, Milano è la favorita per vincere per quanto ha speso, per quanti giocatori ha comprato, per quanto sono lunghi come roster e lo possono perdere solo lo scudetto, però noi dal nostro punto di vista vogliamo farci trovare pronti e cercare di mettere i bastoni fra le ruote quando conterà. Il tuo campionato com'è andato fino a questo momento? No, io penso sia un buonissimo campionato e ci sono ancora un po' di partite, voglio finire alla grande, voglio finire bene e questo è il mio obiettivo. L'Enel è tornata in Lombardia a Cantù, ma con una vigilia tormentata e sul campo si è visto. È su un campo difficile anche, dove nessuno ha vinto e sarà molto difficile vincere. Vabbè, dai, comunque eravamo veramente in difficoltà senza Dyson, senza Todic, senza Formenti. Adesso questo non è che sono alibi, però è la realtà, no? Non è che puoi regalare tre giocatori di questo spessore, soprattutto Dyson, che è il nostro leader, diciamo, no? Anche dal punto di vista del talento, dell'inventiva, a una squadra come Cantù, che ha avuto in Ragland, che ha avuto, cioè, in Jenkins, giocatori di un altro livello. È una sconfitta che ci può stare, adesso dobbiamo recuperare assolutamente gli infortunati, continuare sulla nostra strada, sul nostro programma, no? Sulla nostra scaletta, che forse non prevedeva di venire a espugnare Cantù, però insomma alla fine 15 punti è un risultato che si può accettare, poteva finire molto peggio a un certo punto. Più semplicemente bisogna cercare di conquistare la migliore posizione playoff possibile. Assolutamente, ma si può fare assolutamente, dobbiamo recuperare però il giocatore, Antonio, non c'è altra soluzione, a cominciare da Dyson, perché non possiamo fare a meno, dobbiamo fare nostre le partite al Pala Pentassuglia e provare a cercare quei due, forse quattro punti fuori casa, che non è facile, anche perché oggi Pistoia ha vinto, Pistoia è un campo difficile dove andremo, quindi non è facile, però insomma adesso il primo posto è occupato, no? Quindi lì non ci possiamo arrivare, secondo me dal secondo in poi ce la possiamo giocare con chiunque. E quanto è forte Cantù? Cantù è forte, Cantù è una buona squadra, fatta peraltro non con un budget altissimo, quindi è decisamente una squadra. Poi questo è un palazzetto che ricorda un po' anche la Nuova Idea, un po' come età. Non so quale sia peggio per la verità. Esatto, infatti, io dicevo sul lato negativo, un po' come, però dentro poi come calore ricorda un po' il nostro palazzetto. Io, se mi permette Antonio, un plauso ai nostri tifosi, lo faccio sempre, perché insomma è lontana Cantù da Brindisi, loro sono qua, hanno tifato fino alla fine, insomma un applauso anche a loro. Scusa Mino se ti rubo Marzorati, ma è un'intervista assolutamente rituale qui dentro con lui. Ma poi non so qui cosa ci faccia lui Marzorati, sinceramente, a Cantù. Guarda basket. Ho cercato di bilanciare perché siamo trovati in settimana. Mino era convinto, veniamo su, facciamo un mazzo così. E quindi c'era poco da scherzare. Vabbè, vi lascio, sono sempre un grande presidente regionale del CONI, quindi un grande personaggio. Grazie. Grazie a Mino Taveri. Rimaniamo con Pierluigi Marzorati per parlare di questa partita che Brindisi ha affrontato in condizioni di emergenza assoluta. Beh sì, direi forse questo è uno dei motivi, però vorrei anche sottolineare che Cantù oggi ha giocato bene in difesa, quindi siamo riusciti a contenere la squadra, a farla giocare soprattutto perimetralmente, quindi hanno avuto delle percentuali non eccelse e quindi credo che era importante, insomma, per noi, per Cantù, portare a casa questa vittoria. Milano è davanti a tutti, ma Cantù può dire la sua in chiave playoff? Bah, Milano secondo me fa una corsa a sé, io credo che bisogna sottolineare il bel campionato che ha fatto Brindisi, perché come del resto anche Cantù, insomma credo che possano essere veramente le due sorprese inizio del campionato, perché non credo che nessuno pensasse a queste due squadre a secondo posto a questo punto del campionato. Io non dimenticherei comunque anche Siena e Sassari, perché sono attrezzate, hanno esperienza per poter poi nei playoff
creare qualche problema, quindi secondo me non c'è niente di definito tranne che per il primo posto. Approfittiamo dell'occasione, quanta storia in questo palazzetto, quanta storia interpretata personalmente? Beh, diciamo che sì, insomma, ho avuto la fortuna di capitare in un momento in cui la società ha potuto fondare questo settore giovanile, questo vivaio, abbiamo avuto anche un'integrazione di giocatori stranieri molto validi, quindi è uno sport di squadra. Io fortunatamente la maggior parte di questi trofei ero in campo, però non è che ho vinto da solo, ho vinto perché avevo dei compagni bravi, una società organizzata. È stata decisamente un'ottima vittoria, non semplici le premesse, venendo da tre gare in trasferta consecutive e della durezza, come sono stati gli ultimi 120 minuti giocati,
era prevedibile che potessimo subire la fisicità, l'energia di Roma, che ha soprattutto un quintetto di incredibile talento, sia sotto il profilo tecnico che appunto sotto il profilo fisico. E invece abbiamo avuto un approccio gara subito importante e la qualità del gioco è cresciuta prepotentemente dopo un avvio in attacco un po' timido, anche legato alle scelte dei nostri avversari che chiaramente sfruttando taglia fisica ed atletismo hanno cercato di coprire molto le linee di passaggio, soprattutto nei giochi a due. E lì abbiamo avuto il merito di muovere la palla con precisione, allargare il campo e le percentuali da tre punti ci hanno sostenuto insieme alla qualità dei tiri che abbiamo costruito. Abbiamo una buona partenza, difendiamo anche bene, creiamo questo gap e poi pensiamo che è già finita e molliamo un pochettino il piede sull'acceleratore in difesa, e tutto, giocando contro una squadra che ha dei giocatori che possono creare delle situazioni uno contro uno molto, molto difficili. E sono entrati praticamente in gas, hanno fatto un secondo quarto particolare e poi si gioca tutta la partita fino alla fine e abbiamo avuto la bravura e la fortuna di avere tre break in una condizione spettacolare. Ciao, era una bella giornata per me, ovviamente sì, ricordo questo per sempre, e anche è importante che abbiamo vinto, e non, nessuno voglia di pensare di una gara così individuale e la squadra ha perso, sono molto contento. Penso che il pubblico se ne ha approfittato a vedere bella partita, anche con suspense del risultato, certamente avere la conferma che pressione offensiva che Dinamo mette agli avversari è notevole, complimenti a Dream Dinner ovviamente perché ha trascinato la propria squadra proprio sul, per noi più bello, ma ha permesso con la sua personalità di avere una finale della partita, cioè l'ultimo minuto, tutto in scioltezza e tranquillità. Due punti fantastici, partita che è bruttissima, non c'è niente da dire, abbiamo giocato male. Ma credetemi che 48 ore dopo aver giocato in Russia non era semplice e probabilmente abbiamo fatto anche quello che riuscivamo con le energie che avevamo. Però abbiamo avuto naturalmente grande cuore e soprattutto grande lucidità negli ultimi 5 minuti e soprattutto nelle azioni che contavano, perché siamo andati sempre a fare le cose giuste, non abbiamo mai perso il filo con la partita, anche quando eravamo sotto di 8 abbiamo sempre provato a starci attaccato. E finalmente poi un episodio ci è girato giusto e anche meritatamente. Quindi oggi partita brutta, non posso dire una bella partita, ma due punti fantastici. Adesso avremo tutta una settimana invece per preparare una bella partita come vorremmo fare a Sassari. Desideravamo questa partita fortemente e lo si è visto in mezzo al campo, ma chi come noi lavora durante la settimana e conosce le difficoltà che questa squadra sta superando e apprezza ancora di più. E a dirvi che l'assenza di Ben è l'assenza importante che la squadra con le unghie e con i denti sta cercando di superare. Un po' di più mi è piaciuto Chase, che nonostante tutta la partita abbia avuto un dolorino a un ginocchio, ha stretto i denti e ha fatto una partita importante. Mi piace sottolineare la partita di Claudio Noia, partita importantissima. Non voglio neanche pensare all'attacco, mi è piaciuto in difesa, mi è piaciuto aiutate tutte, è l'emblema del tipo di partita che volevamo fare. Sul campo probabilmente un po' più di determinazione in alcune situazioni e alla fine qualche palla persa dove loro per esempio sono stati molto bravi a trasformarli in contropiedi, in punti, ci hanno messo in difficoltà,
noi abbiamo sicuramente a un certo punto, quando potevamo anche ritornare bene in partita, alla fine del terzo quarto invece abbiamo un po', abbiamo sciupato qualcosa, ci è costato carissimo in termini anche probabilmente di fiducia. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Lega Basket Serie A e Beko Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beko.